34esima giornata, la nonna di ritorno, si trovano di fronte la mamma Oleggio, padrone di casa, contro la Trame Cento. Differenza tra le due squadre sono 12 punti, ma la mamma Oleggio arriva da due vittorie importantissime, fatte con tecnica e con cuore, mentre Trame Cento continua la sua rincorsa ai piani alti della classifica. Manca Marco Contento, una guardia delle ottime percentuali, 17 di valutazione, 15 punti di media, mentre è arrivato da Luca Sant'Arcangelo, vedetti Luca alla piccola, la regolazione. Allora parte Cento con Martini, De Martini ben Gallinari, ha mischiato le carte coach Vescovi ed ecco Ferrari, tiro chiuso da Benfatto sulle lunghe leve, hanno impadrito la visuale all'ala esperta di Oleggio, palla fuori e riparte Cento. Vediamo Bodicek pesanti, fallo di fallo su lui, rimessa dal fondo, vediamo Oleggio, sembra quasi una zona, la tifoseria di Cento è giunta numerosa. Vediamo le squadre ancora 0-0, un minuto di gioco, fatto, ben fatto, riceve, marcato da Ferrari, c'è in aiuto Paesano, ottimo lavoro il Paesano che deglia la palla per Sacco. Paesano, siamo due pari e riconduce Sacco, mentre Paesano si lamenta probabilmente per una spinta sotto canestro. Ricordiamo che sono una squadra sicurita, le scontrollate fanno parte del gioco. Ferrari da
fine Federico Ferrari si prende alla fine, è stato ben fatto sul paesano, viene dato canestro buono, secondo fallo di Crusca se non sbaglio, vediamo, infatti il secondo fallo sul cubo del cambio sta per entrare in resta. Passa zona, vediamo zona Oleggio, da 2-3, molto mobile. Federico Ferrari, rotazione, tiro da 3. Di Caroldi, punteggio 11-8. Parziale di 5-0%. Ricciolo di Gallinari ed ecco Sacco, il resto è tiro, Paesano si trova ben fatto davanti, forza il tiro, si sta prendendo Vedetti, Vedetti sta per entrare, viene fermato da Federico Ferrari che inizia il suo match personale con gli arbitri. Sul cubo del campo abbiamo già Coviello che cambia per Gallinari e Resca che cambia per Crusca. Ricordiamo che i due entrati non sono tutt'altro che sesto e settimo uomo, ma fa parte del quintetto base che normalmente è Francesco Vecchiera, mentre Vedetti sbaglia il primo tiro. 72% i liberi, sbaglia anche il secondo. Tiro libero sprecato per adesso per 100, mentre è entrato Fosforo, Energia, Resca, in cabina di regia. Intanto vediamo fischiato fallo ad Andreaus su Federico Ferrari. Rimessa laterale. Alla trama il 100, mentre Oleggio è già a 5 falli, quindi sono già in bonus. Stavano scadendo i 5 secondi per la rimessa, Sacco furbamente scaglia contro Caroldi. Il pallone esce. Rimessa ancora per Oleggio, passano i secondi. Un cambio difensivo che impedisce, ecco, Resca, quasi 2-1, adesso andrà ai liberi, abbiamo subito le grandi occasioni che ha sfidato il maltempo per venire qua al Palasartorio, ecco Resca,
riprende. Abbiamo aiuto. Andreau che la butta da tre. Punteggio 13-11, 5-1 alla fine, 5 adesso. Vediamo, resta per stacco, è un tiro ben preso, usa ancora da tre, rimbalzo di Paesano stavolta, mentre Sacco conduce subito il contropiede, Coviello libero, Sacco da tre. Thank you.
vuol rischiare il prezzo con questo proprio perfetto giocatore, mentre Frighi 76% dai liberi butta il primo. Prende Oleggio, la palla trazione, Resca e Giacchi contropiede centro, che passaggio, entrato intanto D'Alessandro, che riceve subito il suo passaggio, il primo passaggio la butta dentro. Paesano punteggio intanto gli ospiti, fallo a sacco per Paesano, fallo da dietro, quasi azione 2-1, dicevo che Cento ha superato Leggio 19-16, riprende Paesano dalla lunetta. Ottima concentrazione. Canestro segnato, gran rimbalzo di Paesano. Vai, vai, aspetta.
numero 8 Grigi e il numero 9 Vedetti. Paesano non si arrischia a prendere il tiro. È un tiro molto roccioso, Paesano non riesce a guadagnare molti centimetri. Da rivedere, rimbalzo di Coviello, che ricordiamo è il miglior rimbalzista della squadra di Oleggio, pur non essendo del ruolo. Sacco, punteggio 24 per, a 23 per Oleggio. Segna con la mano in faccia, riprende Oleggio rapidamente, resta, chiama pollice verso, Sacco nella consueta posizione di guardia, lui con play puro, resta, scarico per Coviello. Ferrari, oggi il giovane David non ha inciso molto. Vanno. 72% ai liberi, mentre Sacco qua in posizione di tre. Ferrari contro Andrea Aus, ecco qua, tiro indietro, no? Perde la maniglia e il pallone scivola fuori, non si è fidato del suo tiro carpiato all'indietro, si è avvicinato. Marcatura su Coviello, lascia poco spazio, molto atletico, ha la piccola presa da Sant'Arcangelo. Non succede niente, svegliati arbitro! Messa di Sacco, Resca riceve subito. La palla rotola sulla gamba di Resca, palla persa. Ospiti 30, locali 27, dice il tabellone, 7:27 dalla fine, riprende 100. Vedetti, finta entrare, passi di ben fatto, che per adesso davvero spirano in fianco la difesa Oleggese. E a parte... Paesano non ha un vero tipo di ruolo, molto, molto leggeri come figli. Coviello viene stoppato, hanno preso il tempo, mentre Brighi semina. Grande rimbalzo di Coviello, abbiamo detto che Brighi aveva seminato il panico nella difesa leggera, riprende Sacco. Vediamo, resta che esce. Fallo su Resca, era ora! Un mancato
anticipo da parte del giocatore di Cento. Intanto chiama un minuto in sospensione la squadra di Cento. Rischiate 6:40 alla fine. Si è visto il fatto. Presenza in area, Valerio con centimetri contro il più giovane paesano, uso del piede ferro, tagliatore offensivo, vediamo gli arbitri che stanno richiamando le squadre in campo, 50 secondi sono passati, ora hanno 10 secondi per entrare, rientrare. Questi 10 secondi sono i più importanti perché è il momento in cui l'allenatore focalizza la conclusione dei giochi. Alessandro
su un giocatore fuori ruolo e sulla forzatura, punteggio infatti lo dice 35-34. Sacco riceve la rimessa di Crusca. Vediamo Crusca. Federico Ferrari, scoppato, è andato piano, Federico Ferrari, fallo abbastanza banale, Federico Ferrari, secondo fallo, cambio, entra Gallinari, fratello del ben più famoso Danilo, molto giovane, molto andiamo avanti. Federico su Federico, ecco che riprende. Sacco, Gallinari, rimessa
fallo, primo fallo comunque. Pivot veramente di grande esperienza. Punteggio 40-36 per Oleggio, 38 secondi alla fine del tempo. Falli 2 per Oleggio, 3 per Cento. Variazioni, Cento si mette a zona, eccola lì, zona 2-3 per le ultime azioni. Paesano riceve, il sacco conduce. L'arbitro dice che probabilmente ha fatto fallo con la mano, al massimo fallo col corpo, forse di Gallinari. Abbiamo visto solo De Martini. Ho un 76% liberi. Efficace, e per gli ultimi 25 secondi entra Crusca, poi Gallinari, una volta mischia le carte, poi Svestoli, abbiamo Coghiello che giocherà da 4, Paesano da 5, da ala Resca, pardon, Crusca, mentre Resca devono giocarla fino alla fine, 10 secondi alla fine, ed eccolo qua, un tiro. 3 secondi alla fine, sono contento. Fuori misura il tiro di Caroldi. Finisce il primo tempo, un bel primo tempo, 40-38. Ci vediamo tra 15 minuti.
cercato di recuperare. Il centro Bedetti ed ecco Resca, buon tiro, Paesano non riesce a prendere il palco, posta l'azione, sorpasso per 100, 42-40, 7-57 alla fine, mentre i tifosi di 100, che adesso esemplari, viene sfrontato in gola il grido di 100, la sigla di Federico Ferrari, che riporta che avanti Oleggio più uno, che fa circo, la palla viene toccata da Piumani, Centro ne ritorna in possesso, Bedetti che gran giocatore, grande acquisto, la palla viene data, Enrico Ferrari ne ha approfittato per prendere fiato, Crusca, Coviello, non si fida del passo incrociato, Federico Ferrari, brutto passaggio, Marcello Crusca tira malamente da tre, il passaggio non era arrivato al petto, quindi si è dovuto finire, prendere la palla, forse il tempo. Molto bene Bedetti, ma ha toccato con il piede la palla e l'ha buttata fuori, riprende Oleggio, vediamo Federico Ferrari, blocco ottimo di Paesano, è uscito, Coviello, step back, grandissimo canestro, una portatura incredibile, Bedetti perde quasi la maniglia, Federico Ferrari conduce il contropiede, Coviello, abbiamo Bedetti, gran numero, fallo di Coviello, vediamo, primo fallo Coviello, Capitan Sacco sta dando suggerimento con il tiro, vedete che è già 72% dei liberi, non molto bello da vedere ma efficace, 2 su 2 abbiamo voluto dire nel primo tempo. 48 per Oleggio, 46, fallo, Resca, non fischiato, Brighi, passi, camminata, mette la palla, la rimane per Ferrari, difende molto bene, che vengono avanti gli oleggesi,
Pinchi. Numero 9, Vedetti, spinge, spinta di Paesano, vediamo un fallo per squadra, mentre entra, esce Brighi. Ed è entrato il numero 12, De Martini. Corresca che in postazione per recuperare due Luque forzatura che non va stavolta, il gioco è poco fluido, vediamo se non sbagliamo che Coach Vento il primo minuto Brighi dalla lunetta ed ecco il minuto in sospensione per Coach Vento. Nel frattempo si è fatto sotto 100, punteggio 51-52-43 alla fine. Finalmente, adesso da due squadre.
Dembélé. Pochi minuti anche per Occhè, che già gravato di tre falli, rientrano le squadre in campo, rimesso dal fondo per basta i falli a favore, riprende poi un sacco, doppio blocco in atto, palla paesano dove non è assolutamente pericoloso. Smortato sul secondo ferro da Alessandro, il tiro dorsale la butta dentro, sempre davanti adesso 52-51, 2-2 sette alla fine. Coviello, Federico Ferrari, sì! Da casa sua, dai Coviello, faccio quasi il paesano, tiro della disperazione, storto il tiro e la rimessa è Peroleggio, pari 53 secondi alla fine del terzo tempo, riparte Oleggio che sente il sacco Ferrari. Addosso, non sanzionate, Trusca, Coviello, marcato da Alessandro, paesano fuori posizione, Trusca, Trusca si guadagna un giro alla lunetta e rischia un cheche per Federico Ferrari. Quarto fallo di D'Alessandro, intanto rientra Occhè che probabilmente vuole fargli tanto vedetti anche dall'altra parte a proprio il posto di D'Alessandro, probabilmente vuole farlo entrare in partita in questi ultimi 31 secondi per rischiarlo poi all'inizio del, del quarto e ultimo quarto. Il 36% i liberi e infatti sbaglia il secondo. Secondo ferro di passo fuori, intanto paesano sempre passo stellate, fallo di Crusca che ha perso Andreau, purtroppo legge il bonus, Andreau andrà a farsi un giro in lunetta, giocatore molto preciso dalla lunetta. Tiro avanti la Oleggio di due punti, signori, abbiamo ancora l'ultimo tempo in apnea da fare, ci sentiamo tra due minuti.
la fortuna. Federico Ferrari chiuso sotto, il Pioviello passato. Fallo, Centro risponde col solito, ben fatto, pochi minuti fuori, Benedetti, De Martino, Andreao, Sebrini. Guardia di centro, ex Sant'Arcangelo. Abbiamo il Lino. Buona la prima. Buona la seconda. Buona la terza. Oh.
chi sei. Invece il più esperto, Ferrari, evidenzia all'arbitro certi falli, non so se sono falli, non c'è niente da dire, in attacco del pivot è più scelto. Infatti, nonostante tutta questa serie di barbatrucci, solo due falli, che può spendere dei falli.
sta per guardare. Dezzi su Resca. Contro Crusca. Esce adesso. Specialità. Sbaglia Crusca. Tutto un po' storto. Non perfetto. Che non abbiamo visto che fallo, tanto esce Andreau, rientra Brighi, abbassa il quintetto. Secondo, gran giocatore, 19 di valutazione, la resta conduce all'attacco, ancora con Crusca, Paesano, palla si muove, ecco Federico Ferrari.
Ferrari. Chissà cosa gli ha detto, guarda. Vedetti è stato veramente un ottimo acquisto per 100. Giocatore rapido, efficace.
adesso il vivo di centro che ha preso un ottimo rimbalzo da Stato. Vediamo come cercherà di spostare gli schemi Coach Vescovi dall'alto della sua esperienza. Rientrano in campo le squadre. Dovranno giocare veramente larghi, molto larghi il fuoco. Adesso rimessa la distanza, non c'è più il ruolo. Sono 5 falli appunto. De Martini da una parte e Pezzano dall'altra. Cosa deciderà? Faranno leva su chi? Sulla potenza, sulla precisione, la classe di Bedecchi, sulla forza fisica di Benfatto. Ha 30 secondi per scoprire. Sento che Oleggio sia avanti un po' di più. Andiamo Resca a tirare due liberi fondamentali, 20 secondi alla fine, minuto in sospensione, no, fischietti che disturbano da parte dei tifosi di centro, il pubblico leggese correttissimo, Resca dalla lunetta. Buono! Ecco, allora sempre in gara, 2 secondi! Righi! Ha smorzato, ma si vede di chi? 77-76, 6 secondi e 4 alla fine, ora la palla andrà sicuramente rimessa da... dovrà essere palla congelata, oh, si può congelare la palla per la palla, la palla del Marco.
Martini, abbiamo ancora Resca in lunetta, 4 secondi e 4, segna che si segna il secondo, ora il minuto di sospensione per la rimessa, la decisione è cosa faccio sul secondo libero. Il minuto di sospensione a parte di centro, centro adesso farà una rimessa, c'era da buttare dentro il primo e sbagliare il secondo, dopodiché centro doveva attraversare tutto il campo e tentare un tiro in 4 secondi, tra il tempo del rimbalzo chiamato un secondo e percorrere 20 metri per arrivare alla linea dei tre punti era passati 3 secondi, dopodiché avevano ancora un secondo. Era una cosa molto difficile da fare, mentre adesso con la rimessa a metà campo, Cento può ancora dire la sua. Vediamo adesso cosa faranno. 78-76, 4-0-4 alla fine. Squadra in campo, signori. Si decide la partita. Fuori casa.